Benvenuti a questo ultimo appuntamento delle conversazioni, questo ciclo di interviste, conversazioni, chiacchierate con diversi personaggi che fanno parte della nostra società, della nostra città, ma soprattutto della nostra diocesi. Questo è stato il servizio che vi abbiamo voluto proporre con questa dirette in streaming in questo periodo, diciamo, di pandemia e post-lockdown, e oggi terminiamo queste conversazioni e lo facciamo insieme a Davide Lobascio, che è il presidente del COR, Centro Oratori Romani. Ciao Davide, benvenuto. Ciao Francesca, ciao a tutti. Grazie per questa conversazione. Sì, come dicevo, ecco, un clima informale, un clima molto diciamo, di amicizia, di conversazione, proprio per affrontare delle tematiche di attualità. E con te vogliamo parlare di un aspetto molto importante, perché a discapito del tempo atmosferico di oggi, abbastanza uggioso, in realtà l'estate è alle porte. E come sempre, chi ha dei bambini di solito si reca appunto nei centri. Negli oratori specificatamente per i centri estivi. Quest'anno però la cosa è un pochino diversa e quindi molte famiglie aspettano di sapere come ci si dovrà muovere proprio per i centri estivi. Ecco, prima di iniziare la nostra chiacchierata, dico due parole su di te perché è giusto anche farti conoscere al nostro pubblico. Tu dal 2017 sei presidente, appunto, diciamo, abbiamo detto del COR, dal 2019 membro del comitato di presidenza della consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Roma, e la tua è una storia di lungo corso legata agli oratori, all'oratorio in generale, perché tu sei cresciuto, mi dicevi, nell'oratorio parrocchiale di Santa Maria Mater Ecclesia al Torrino. Lì sei diventato anche catechista, poi anche presidente, e lì sei entrato anche in contatto, come mi hai raccontato, proprio del COR, di questa associazione che riunisce tutti i centri legati appunto agli oratori romani, e dove nel COR, adesso sei presidente, diciamo, l'abbiamo detto, ma ti sei formato anche come educatore e catechista. Quindi la tua è una storia fortemente legata all'oratorio. Che cosa ti Sì, porti dietro della tua storia oggi che sei presidente? beh, diciamo che il ruolo di presidente, per quanto sia un titolo altisonante, in realtà insomma non è una figura, o non vuole essere, insomma spero di non esserlo, è una figura così istituzionale in senso rigido, no, burocratico, ma è colui che un po' si fa portavoce delle istanze degli oratori, dei catechisti degli oratori e dei bambini, insomma. Quindi è chiaro che non potrei interpretare questo, svolgere questo servizio se non avessi l'oratorio proprio nel DNA. Quindi l'oratorio è stata un'esperienza fondamentale della mia vita fin da piccolo, nella mia crescita, quindi l'ho vissuta e ancora la vivo, insomma, in questa nuova forma, però ecco, l'ho vissuta in tutte l'evoluzione, no? Da bambino, da ragazzo, poi da animatore catechista, pian piano con ruoli di responsabilità, e questa esperienza mi ha aiutato a crescere non solo nella fede, ma ne ho trovato i benefici anche in tanti altri risvolti della vita, anche della vita professionale. Sembra strano dirlo, ma quello che ho imparato in oratorio, anche nell'esperienza, no, come catechista, a lavorare con gli altri, quindi lo spirito di gruppo, il sacrificio, la dedizione, il donarsi senza, con gratuità, ecco, sono tutti elementi che poi mi hanno aiutato nella vita a prescindere, insomma. E rimane una costante perché ancora oggi, insomma, non è che sono ancora anziano, però insomma già un'età un po' più adulta, e continua a essere l'esperienza dell'oratorio una grossa fetta della mia vita e del mio servizio. Chiaramente lo faccio un po' meno sul campo come facevo una volta, però ecco, cioè, provo a interpretare il mio ruolo di servizio per i tanti altri catechisti, insomma, quello che fa l'associazione sia di supporto agli oratori perché possano operare sempre di più e sempre meglio. Ti manca un po' operare sul campo? Mi manca, sì, perché anche l'esperienza che io ho fatto nel COR, cioè nell'associazione, è sempre stato un ambito
così della formazione, quindi della relazione educativa, per cui anche così crescendo ho sempre avuto a che fare con i ragazzi, con i giovani, e oggi questo, io dico purtroppo, avviene un pochino meno diretto, però uno impara da grande anche a la bellezza dell'essere, tra virgolette, dietro le quinte, anche se spesso sono sul fronte, diciamo, più mediatico, perché è un po' il ruolo, no? Però io lo intendo più un dietro le quinte, cioè a supporto di quelli che sono i veri protagonisti, che sono i bambini, i ragazzi e i tanti animatori catechisti che, distribuiti nella città, realizzano l'oratorio a Roma. Quindi l'associazione ha senso solo perché esistono gli oratori, solo perché è di servizio e di supporto agli oratori, se no sarebbe una scatola vuota, ecco. Ecco, e oggi sei un po' in rappresentanza di loro, di questo mondo, anche perché tu gestisci, sei presidente, ecco, di questa associazione che gestisce veramente una rete abbastanza capillare nella diocesi di Roma e nelle varie parrocchie della diocesi di Roma. E poi ci torneremo a parlare appunto anche degli oratori, però adesso io volevo proprio chiederti, visto che è una cosa di estrema attualità e molto imminente, allora ci sono state delle linee guida a livello nazionale, governative, che hanno delineato appunto come si dovranno svolgere i centri estivi dal prossimo 15 giugno e il servizio per la pastorale giovanile nazionale lo ha recepito attraverso un documento che si chiama Aperti per Ferie e a cascata ovviamente anche la diocesi di Roma e voi. Ecco, ci puoi spiegare meglio di che cosa si tratta, diciamo che cosa delinea appunto questo documento? Allora, diciamo che l'oratorio estivo è un'esperienza a Roma ormai diffusissima in tantissime parrocchie, anche le parrocchie che abitualmente durante l'anno svolgono oratorio, larghissima parte poi l'estate si attivano, avviando esperienze di oratori estivi. Chiaramente viviamo una situazione che è unica, che è, diciamo, molto complessa e delicata, e c'è da dire che fino a poche settimane fa era impensabile di essere oggi qui a parlare di oratori estivi, no? Diciamo che la CEI, il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, ha cominciato a riflettere sulla questione da tempo, anche quando sembrava impensabile appunto che fisicamente si realizzassero degli oratori, rispetto a comunque una proposta educativa che potesse svolgersi attraverso delle attività a distanza, insomma, attraverso tutte le tecnologie con cui un pochino abbiamo preso confidenza, chi più chi meno, insomma, ma un po' tutti durante la cosiddetta fase 1. E già allora si parlava di aperti per ferie, perché l'oratorio, prima di essere uno spazio fisico, è un luogo delle relazioni. Quindi, se lo intendiamo esclusivamente come un cortile, come un campetto, è chiaro che i limiti imposti dal lockdown, insomma, la situazione che abbiamo vissuto, hanno fatto sì che gli oratori si sono fermati dal punto di vista così fisico degli spazi, eppure anche durante quella fase gli oratori sono continuati cercando nuovi linguaggi per mantenere in piedi la relazione con i più piccoli. Quindi secondo questo principio si è cominciati a pensare anche all'oratorio estivo, con una fase 1 secondo questi linguaggi, diciamo di relazione a distanza, e con l'ipotesi di una fase 2, qualora si fossero verificate le condizioni anche di attività in presenza. Poi c'è stata l'emanazione, come dicevi Francesca, delle linee guida sui centri estivi da parte del Ministero della Famiglia, che invece ha consentito, vista l'andamento della curva epidemiologica, di realizzare dei centri estivi in presenza a determinate condizioni, a partire dal 15 giugno. In questo senso, allora, il Servizio Nazionale Pastorale Giovanile ha recepito queste linee guide e ha prodotto una seconda versione del progetto Aperti per Ferie 2, e che poi la nostra diocesi ha recepito. E un po' quali sono i capisaldi? Diciamo che lo definiamo un modello di oratorio arcipelago. In che senso? Nel senso che noi siamo abituati all'oratorio estivo a grandi numeri, a grandi gruppi, a eventi importanti, insomma, ed è chiaro che non possiamo pensarlo così come siamo abituati, perché per le condizioni che viviamo questo ci esporrebbe a gravi rischi, insomma, per la salute, per
dei bambini, ma anche dei loro cari. Quindi il modello che si è pensato è quello che valorizzi il piccolo gruppo. Diciamo che la chiave del piccolo gruppo è sempre importante nell'oratorio dal punto di vista educativo, perché è quello che effettivamente consente di instaurare delle relazioni vere ed efficaci, no? Rispetto al grande gruppo che mantiene la dimensione festosa, gioiosa dell'oratorio. Però il piccolo gruppo, anche nella nostra proposta metodologica, è sempre al centro perché è l'unico che consente una relazione vera ed efficace. Ecco, oggi in questa proposta di oratorio estivo è posto proprio al centro, nel senso che il modello che si propone è quello che ci sia un animatore referente con un gruppo di bambini che sia sempre lo stesso, che sia costante. Quindi l'oratorio resta uno come entità, no? Come appunto un arcipelago, ma fatto di tante piccole isole che sono questi piccoli gruppi. Chiaramente questo ha una ratio, insomma, dietro questa proposta, questa impostazione, che è quella di limitare eventuali contagi e soprattutto poterli tracciare qualora si verifichino alcune situazioni di questo genere, quindi di circoscrivere il numero di contatti che i bambini hanno fra di loro e che hanno con l'animatore. Quindi è un oratorio più distribuito nei gruppi che in questo senso può far uso dei luoghi della parrocchia, ma anche espandersi laddove nel territorio si verifichino le possibilità, questo grazie a un lavoro di rete che la parrocchia può fare con altre strutture, con altre realtà presenti sul territorio, e quindi utilizzare anche altri luoghi in modo da aumentare la sua portata. Questo chiaramente al fine di garantire il famoso distanziamento a cui ormai siamo abituati. Quindi è un oratorio che dal punto di vista, ti ridò la parola, dal punto di vista, diciamo, tecnico ha alcune complessità da gestire, ma nell'intenzionalità educativa mantiene il desiderio di essere con i più piccoli, di mantenere una prossimità nei loro confronti, un'attenzione educativa e anche, insomma, un servizio sociale importante per le famiglie, perché chiaramente gli oratori, soprattutto gli oratori estivi, svolgono una funzione anche di questo genere, soprattutto, insomma, per le famiglie che dovranno lavorare, le vacanze sappiamo che saranno limitate e anche gli aspetti economici saranno un pochino più problematici per tutti. Sì, volevo sapere se quindi si parlerà di qualcosa un pochino di più strutturato, magari rispetto ai centri estivi, rispetto agli anni scorsi, se riusciranno a supportarle tutte le parrocchie che vorranno far partire i centri estivi e magari anche se sarà poi necessario avere più educatori rispetto al passato. Allora, diciamo che questa nota, questo modello non vuole essere un'imposizione alle parrocchie, perché ma è una proposta che la diocesi fa e che noi come Centro Oratori Romani proviamo a supportare attraverso la formazione delle indicazioni operative e, diciamo, un servizio di assistenza a tutto tondo, nel senso di aiutare a progettare un oratorio estivo che è diverso da quello a cui siamo abituati. Quindi non è un'imposizione, ma una proposta. Chiaramente sta alle singole parrocchie valutare se ci sono le condizioni per realizzarlo. E non si cerca un escamotage, non vogliamo, diciamo, fuga in avanti, nel senso sentiamo molto forte la responsabilità, anche in termini civici, no? Quindi la nota diocesana è molto puntuale su questo, perché ci sono degli elementi da gestire. Noi diciamo che si possono gestire, cioè che insieme, confrontandoci insieme, formandoci, possiamo trovare il modo per affrontarli e anche proporli in una maniera, diciamo, laboratoriale, educativa, animata per i più piccoli, in modo che non siano un fastidio, no? Che soffochi l'esperienza gioiosa dell'oratorio, ma che proprio nell'oratorio trovino respiro, penso, no? All'elemento dell'igienizzazione delle mani, del misurare la temperatura all'ingresso, tutte pratiche che potrebbero risultare, no, quasi schiaccianti dell'esperienza leggera dell'oratorio. Invece la sfida educativa è proprio, no, anche di servizio civico in questo senso, trovare dei modi per cui anche educare i bambini a questi comportamenti, visto che poi già con questi comportamenti devono fare i conti, e poi a settembre, no, tornando a scuola, da quello che si legge, insomma, cambierà anche il modello post-scolastico, e quindi i bambini dovranno essere pronti anche a. Quindi ci rendiamo conto, no? Alcune parrocchie hanno giustamente delle
delle perplessità. Noi proviamo sempre a trasformare questa un po' la filosofia, perché l'oratorio è al centro del bambino, che quindi guarda con fiducia sempre alla realtà, al futuro, no? Quindi proviamo a trasformare il limite in un'opportunità. Se noi pensiamo, ripeto, a Lores è l'acronimo che usiamo, no? Oratorio estivo 2020, come quelli che abbiamo conosciuto negli anni precedenti, è chiaro che non è praticabile e usciamo schiacciati da questo confronto. Se invece proviamo a cogliere qual è la finalità, che è quella di mettere al centro i più piccoli e di stare loro accanto, allora quel valore ci porta ad affrontare la sfida con creatività, con intelligenza, con responsabilità, questo ci tengo a dirlo, però ecco, si può trovare una via percorribile. Non so se Diciamo ho che risposto, il insomma. clima di necessità virtù, tu dici, magari si riscoprirà il centro estivo in maniera diversa e anche la relazione tra educatore e bambino. Esattamente, esattamente. È chiaro che si chiede, ci sarà bisogno sicuramente di tanti animatori, no? Perché bisogna mantenere i rapporti che sono previsti dalle linee guida, che sono, no, di 1 a 7, di 1 a 10 a seconda dell'età dei bambini. Quindi in questo senso servirà tanta forza lavoro e servirà un'intera comunità, perché magari servono i più grandi che formino la squadra per igienizzare i locali, i bagni, no? Cioè, dicevamo prima, non ci sono solo gli animatori sul campo, ma c'è sempre un'esperienza di questo genere, un'intera squadra, un'intera comunità che sostiene anche con servizi molto umili per tutto quello di cui c'è bisogno. Quindi sicuramente questo è un elemento che non possiamo sottovalutare, però in qualche modo non essere schiavo dei grandi numeri ci fa riscoprire, come dicevi, l'importanza dell'essere a tu per tu, perché quello che noi spesso denotiamo è che i bambini siano oggetto delle preoccupazioni dei più grandi, ma spesso non gli viene riconosciuta la propria soggettività. Noi ci occupiamo dei più piccoli da 75 anni, quindi diciamo che un bambino ha la sua dignità di persona e deve essere riconosciuta come tale. Quindi non solo volersi bene con affetto, diceva il nostro fondatore, ma anche stimarli, cioè riconoscere il valore che hanno in quanto persone, quindi non solo perché saranno gli adulti di domani, ma perché sono i bambini di oggi, ecco. Quindi questo piccolo gruppo può essere visto come un limite alle attività che si fanno in oratorio, o come l'opportunità di creare veramente un'esperienza di gruppo dove la relazione è al centro e quindi l'educazione è più efficace. Perché non c'è educazione Sicuramente, senza relazione. assolutamente, ma insomma, su questo concordo, nel senso che chiaramente si è parlato in questo lockdown sempre anche del peso che hanno dovuto sopportare le famiglie e in primis i genitori che si sono barcamenati tra smart working, seguire appunto i figli nella scuola, eccetera. Però non ci dimentichiamo che anche gli stessi bambini, soprattutto magari quelli non proprio in fascia scolare, ne hanno risentito di questi mesi di clausura, anche perché sono stati privati dei loro spazi e soprattutto anche delle relazioni con i propri coetanei, dei momenti di incontro con i propri coetanei. Quindi è importante riscoprire anche il centro estivo per questo, o no? Ma a me non piacciono le classifiche, no? Cioè, di dire chi ha sofferto di più o di meno, perché è una situazione veramente nuova e complessa per tutti, è stata che ognuno l'ha percepita e reagito in un certo modo. Quindi, come dire, nel massimo rispetto delle sensibilità di tutti. Noi abbiamo a cuore i bambini perché è la nostra vocazione, è il nostro servizio, quindi cerchiamo di farci portatori di quell'istanza. E quindi sicuramente, come dicevi tu, tutti noi abbiamo sofferto le mille videoconferenze, riunioni, insomma, il computer. Io sono un ingegnere, diciamo, direte, quindi sono anche abituato e confidente con queste tecnologie, però non cambiare mai ambiente, passare da una riunione all'altra, è stato effettivamente faticoso per tutti. Ecco, pensiamo ai bambini in cui il bisogno di socialità, di relazione si esprime al massimo nella loro età. Quindi, insomma, l'esperienza della scuola, no, della didattica a distanza, noi abbiamo fatto tante proposizioni, tanti incontri anche durante quella fase per gli animatori, per i catechisti, ci siamo confrontati un po'
su come andava e quindi si rilevava anche questa fatica dei bambini, no? Per cui immaginare come si prevedeva all'inizio un oratorio estivo anch'esso fondato esclusivamente su un linguaggio, su una relazione a distanza con tecnologie digitali, come dire, ci si accontentava, ma effettivamente non andava a cogliere il vero bisogno, che era quello di restituire ai bambini il loro diritto ad essere bambini, avere il loro spazio di gioco, di socialità. È chiaro che, come dire, in una forma di compromesso, anche questa proposta in qualche modo, no, è limitata, però ripetiamo, è un limite che possiamo trasformare in un'opportunità. Un'opportunità che fino a poche settimane fa era impensabile e che oggi abbiamo la possibilità di cogliere. Quindi, piuttosto di lamentarci di quello che ma l'anno scorso facevamo così, vediamo quello che effettivamente possiamo fare quest'anno con le condizioni che viviamo. Credo che sia comunque un grande dono la possibilità di tornare di nuovo sul campo con i bambini, stare a contatto con loro. Questa è un'esperienza ricca, positiva, non solo per loro, ma anche per noi animatori e catechisti. Cioè non è mai, è sempre uno scambio bidirezionale quello che riceviamo, è tanto quello che diamo, ma è tantissimo quello che riceviamo. Ecco, quindi Quindi sostanzialmente guardare il presente, ecco, giustamente tu sottolinei questo aspetto che è vero, insomma, perché penso che la pandemia abbia, diciamo, scardinato tantissimi sistemi in tanti ambiti. Però la cosa che mi preme sapere, Davide, è capire voi che cosa potete fare in più, cioè nel senso qual è il sostegno che voi date alle parrocchie e soprattutto se le parrocchie sono pronte anche a questo cambio di passo, a questo cambio di mentalità. ma diciamo che solitamente noi diamo un servizio che è formativo, ma anche appunto, di offrire delle possibilità, no? Di servizi che servono per l'oratorio estivo e anche il grande evento, la festa degli oratori estivi, che ormai si svolge da tanti anni in un parco tematico alle porte di Roma, no? In uno dei parchi tematici alle porte di Roma. Anche questo, tutto questo non potrà esserci. Quindi anche il nostro supporto è stato reinventato alle parrocchie. Oggi credo che la cosa che sia più necessaria è un supporto formativo. Quindi noi stiamo programmando, domani ci sarà il primo incontro. Lunedì abbiamo presentato il sussidio, che è quello che il sussidio per le attività dell'oratorio estivo. Quindi è stato riconvertito in corsa per proporre attività e giochi che possano realizzarsi secondo il modello che ho descritto prima, no? Quindi garantendo il distanziamento. E con attività predisposte per il piccolo gruppo e non per il grande gruppo. Quindi il sussidio è stato già presentato ed è pubblicato online sul sito www.oresroma.org, che è il sito degli oratori estivi romani. E dicevo, il supporto che possiamo dare è quello formativo, domani ci sarà il primo incontro, perché ci sono alcuni aspetti tecnici da gestire e vogliamo così far vedere che è possibile affrontarli e anche, come anticipavo prima, pensarli e proporli in una chiave educativa laboratoriale di animazione per i bambini. Quindi questo è quello che faremo, lo faremo con degli incontri dedicati e con delle pillole formative che saranno dei piccoli video, diciamo, fruibili così dagli animatori sul nostro sito, in modo che così si possa avere più consapevolezza non solo di che cosa si deve fare, cosa si può fare e non si può fare, ma come lo possiamo fare, come effettivamente si può fare, ce la possiamo fare. Detto questo, come dicevo prima, sta alle parrocchie a valutare le condizioni, perché questo non vuole essere, cioè è chiaro che c'è molto timore, può esserci molta paura, la prima reazione è quella di dire vabbè, ma così è impossibile. Noi vogliamo mostrare che una via è possibile. Poi, ripeto, sta a ciascuno valutare, insomma, il proprio coraggio, però senza giudicare, insomma, chi non, che, come dicevamo prima, tutta questa vicenda ognuno la vive con una propria sensibilità, una propria percezione. Sono anche contesti molto diversi. Roma è molto grande, è difficile fare delle valutazioni che siano uguali, no? Tra i territori, dipende molto dalle strutture delle parrocchie, dalla rete che hanno sul territorio, da quanto la comunità è disposta a supportare
gli animatori e i catechisti in questa avventura, perché c'è bisogno effettivamente di tanto impegno, di tanto supporto, no? Da parte, insomma, partecipazione larga. E noi proviamo, come detto, ecco, a mostrare delle possibilità, speriamo che vengano colte. Da un sondaggio fatto così a chi era presente alla presentazione del sussidio, alcuni già hanno detto sì, lo faremo, nessuno ha detto no, e la stragrande maggioranza delle parrocchie che erano presenti hanno detto stiamo valutando. Quindi noi c'è questa possibilità aperta che vogliamo coltivare e speriamo che sbocci, diciamo, positivamente, perché crediamo che ci sia bisogno per i bambini e per i ragazzi, ma anche per la parrocchia, per recuperare, no, quella vitalità che i più piccoli sanno portare, no, dentro l'esperienza, la vita della parrocchia. E noi ce lo auguriamo, ovviamente, e tu hai fatto benissimo a ricordare questo sito internet, anche perché appunto chi ci sta seguendo, se può magari aver bisogno di mettersi in contatto con voi, lo può fare. Ricordo anche che per chi ci segue, chi volesse farti qualche domanda, lo può sempre fare scrivendo in diretta e leggiamo le domande o dubbi. Che ci possono essere. Tornando comunque a questo documento, ci tengo a sottolineare, ecco, che Domagnotta, che è il direttore della pastorale giovanile della Diocesi di Roma, che tra l'altro è stato intervistato proprio da noi, da Radio Più, nelle settimane, nei giorni scorsi, ha ribadito anche come questo cambio di mentalità, cambio di passo, pone un po' l'accento di più magari anche sugli educatori, cioè sulla presenza degli adulti, ma anche di cercare di fare più comunità. Quindi questo penso che sia un aspetto importante, ecco, da ricordare in un momento molto difficile per tutti. Però ecco, volevo anche chiederti, a prescindere insomma dai centri estivi, che ricaduta c'è stata della pandemia sugli oratori della nostra diocesi, che già, voglio dire, magari portavano avanti le proprie attività quotidiane? Ma chiaramente da molte parti questo evento del coronavirus è stato definito un cigno nero, no? Cioè come un evento inatteso, imprevedibile, capace di sparigliare e di trasformare radicalmente la realtà a cui siamo abituati. Io dico sempre che la realtà che abbiamo da vivere è l'unica che abbiamo e quindi è l'unica che possiamo amare, no? Quindi lo sguardo che abbiamo proposto è quello di provare a non vivere questo tempo come un tempo sospeso in attesa che passi, da un certo punto di vista, anche perché, insomma, da quello che ci dicono, è un tempo con cui faremo i conti a lungo, che non passerà, questa stagione non passerà a breve, quindi anche facendo proprio un calcolo razionale bisogna trovare delle forme, no, per farci i conti. Ma a prescindere da questo, l'annuncio, l'opera di annuncio, di evangelizzazione, di educazione, crediamo, non si interrompe quando la vita si fa più difficile. Cioè, per annunciare il Vangelo non c'è un contesto ideale, c'è la realtà che ti trovi a vivere. Quindi, da questo punto di vista, non ci si poteva fermare, come tensione, idealmente. È chiaro che gli oratori fisicamente hanno chiuso. E questo è uno dei motti dell'oratorio, no, attribuito a San Filippo Neri, che abbiamo, tra l'altro, di cui abbiamo celebrato la festa martedì, la porta è sempre aperta. Quindi una porta dell'oratorio chiusa è un paradosso, è qualcosa che stride con la realtà stessa dell'oratorio che si fonda sull'accoglienza indiscriminata di tutti. Allora noi abbiamo lanciato una campagna che abbiamo chiamato La porta del cuore è sempre aperta, cioè, anche se la porta dell'oratorio è stata fisicamente chiusa per vincoli che abbiamo dovuto rispettare, quella tensione educativa, quel desiderio di relazione con i bambini è rimasto intatto, è rimasto aperto, anzi si è fatto più forte. E quindi in prima istanza gli oratori hanno un po' riconvertito la loro proposta in oratorio digitale. In questo noi abbiamo provato a supportarli attraverso alcuni webinar, no? Con una proposizione di app o strumenti che potevano essere utilizzati per fare attività a distanza. Nel medio periodo ci siamo accorti, facendo un continuo confronto con gli animatori, con i catechisti, perché quello che cerchiamo di fare non è calare una proposta dall'alto, ma avere sempre un ritorno, un riscontro, in modo che
quello che effettivamente portiamo avanti sia condiviso e che tenga conto di quello che succede nei territori. Ci siamo accorti che un approccio esclusivamente digitale poteva essere pesante e stancare proprio per quello che dicevamo prima, no? La didattica a distanza che affaticava molto i bambini. Quindi pian piano si è riconvertito in un approccio che comunque ha tenuto al centro la relazione, anche qui del piccolo gruppo, quindi di ogni animatore che comunque sentiva i suoi bambini, i suoi ragazzi, i suoi adolescenti, chiedendo magari con una telefonata, un messaggio, come andavano le cose. Questo perché dobbiamo, come dire, disintegrare l'idea che l'oratorio sia fatto di attività. L'oratorio è il luogo, ripeto, delle relazioni. Quindi quella relazione è rimasta in piedi e l'animatore e il catechista non gli interessa che i bambini vengano alle sue proposte, alle sue attività, che facciano la catechesi o il gioco, eccetera. Gli interessa di quei bambini e di quei ragazzi che gli sono affidati in tutta la loro, diciamo, a tutto tondo. Quindi prendersi cura di loro, semplicemente sapere come stavano, chiedere come andava la scuola, eccetera, credo sia stato un segno distintivo. In generale possiamo dire che quindi gli oratori non si sono mai fermati, ma che hanno riconvertito come la produzione, no? Hanno riconvertito la loro proposta e hanno cercato di rimanere vicini ai bambini e anche alle loro famiglie, perché l'oratorio ha un impatto indiretto anche sui genitori che chiaramente, perché tutti abbiamo a cuore i più piccoli e quindi loro riescono ad aggregare anche le famiglie. E ci sono stati riscontri molto, molto positivi, di partecipazione, di apprezzamento di questa prossimità, che non voleva essere un'ulteriore cosa da fare, un'ulteriore presenza schiacciante nella vita di tutti, ma voleva essere così, il camminare insieme, che è quello che è l'atteggiamento, diciamo, a cui il Vangelo ci chiama, no? Quello di condividere la vita delle persone. Allora Davide, siamo in chiusura. Qual è il tuo augurio per questi centri estivi di quest'estate che ci vuoi lasciare? Ma l'augurio è quello di provarci, provare a pensare l'oratorio estivo anche per quest'estate, perché significa porsi in un processo che può anche, come dire, giungere alla conclusione che non ci siano le condizioni, agli oratori non si possono fare perché, per tanti motivi. Però escluderlo a priori come dire, comunica, tradisce un atteggiamento di paura che chi crede nel Vangelo non si può permettere. Invece, tentare, provare a documentarsi, a leggere le varie linee guida, a approfondire magari con un po' di formazione e verificare appunto se le condizioni ci sono. Magari per un'esperienza che sarà molto diversa da quella dell'anno scorso, forse non potrà raggiungere quel numero di bambini, forse non potrà essere scoppiettante come gli altri anni, ma sarà comunque un segno di una presenza di una chiesa che è vicina alle persone, io dico una chiesa popolare, cioè dalla parte della gente, perché il tema della responsabilità purtroppo oggi, questo a livello generale, viene inteso solo in chiave così giuridico-legale, no? Il tema invece della responsabilità secondo me, va pensato come una dimensione educativa, è la responsabilità di una comunità educante. E in questo senso credo che noi dobbiamo esserci, cioè fare la nostra parte. Bene, grazie, grazie mille a Davide Lobascio, presidente del Cor Centro Oratori Romani, e veramente allora un augurio anche da parte mia, da parte nostra della redazione di Radio Più, che veramente ci sia un successo per quest'estate, per questi centri estivi 2020. Siamo arrivati veramente alla fine di questa serie di conversazioni. Io ringrazio tutti voi che ci avete sempre seguito. Continuate a farlo e a seguire, insomma, le nostre attività, le nostre proposte di informazione di Radio Più Roma. Se volete rivedervi queste conversazioni, non solo questa chiacchierata con David, ma anche le altre, lo potete sempre fare attraverso la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube. Io ringrazio tutta l'Associazione Più Comunicazione, la redazione, il direttore Don Francesco Indelicato, il supporto tecnico di Massimo De Gregorio e Valeria De Simone per questa piccola avventura. E ci rivedremo poi, speriamo, con delle altre conversazioni. Nella prossima stagione. Un grazie veramente a tutti e un arrivederci.